Io volevo salutare Alessandra, Isabella, Gianni, ricordo sempre con tanto affetto Pino Rauti, forse uno dei pochi grandi gentiluomini che ci sia mai stato nella politica italiana. Mi trovavo a Hammamet, non conoscevo Craxi, ho ricevuto un biglietto, mi venne a trovare. Mi ha telefonato, mi ha mandato una jeep, la villa era circondata dalla polizia, dall'esercito, e mi ha detto tre cose. Lei non ha seguito il mio discorso alla Camera, dove ho detto che la spesa era fuori controllo e che le tangenti erano una consuetudine per tutti e tutti avevano fatto uso delle tangenti. Poi mi ha detto, il Vaticano, il cardinale più intelligente per me è il cardinale Silvestrini, e per quanto riguarda la tua destra ci sono stati degli uomini straordinari, prima di tutti Almirante. Poi per parlare di adesso ti devo dire una cosa. Gianfranco Fini distruggerà la destra, ma esiste nella destra un gigante, un uomo di grande profondità, di grande intelligenza, un nostro avversario che io stimo infinitamente per le sue virtù di uomo di cultura e di persona per bene. Questa persona si chiama Pino Rauti. Ti saluto. Mi dispiace che le celebrazioni di Pino Rauti cominceranno e sono sicuro che faremo di tutto, Luciano, per fare in modo che il suo nome sia ricordato per sempre. Ma avrei certo preferito vederlo celebrare durante il periodo della sua sofferenza, quando era in vita e marginato dai politici cosiddetti di successo.